ricordarmi, mi è passato di mente, adesso lo faccio. Ah, okay. Si chiama lei? Rossi. Rossi. Sì, sì, sì. Continui. Continui fino a quando non mi ricordo. Ok. Fine del quarto accademico, quindi parliamo di informatica. Avete dubbi, domande? Tutto? Mi sembrate abbastanza collegiati, come dice. Tranquilli, andiamo. Allora, parliamo di deadlock. Vi dicevo, quando martedì abbiamo parlato di deadlock, io ho detto, guardate, ci sono, abbiamo visto come farne la detection, cioè il riconoscimento. Adesso ci dividiamo fra prevention e avoidance, che nella prima luce l'abbiamo già visto quasi come sinonimi, ma in realtà sono un po' diversi. Quindi, prevenzione significa fare in modo che strutturalmente non ci possano essere, e prevention si fa negando una delle quattro condizioni. Se facciamo in modo che strutturalmente non si possa mai dare una delle quattro condizioni, abbiamo prevention. Invece avoidance, cioè se fate, mettete in piedi un meccanismo di prevention, è come un vaccino, no? I vaccini non funzionano, non so, però proviamo altri esempi.
una volta che avete messo in piedi quel meccanismo staticamente, non avviene. Invece a Wallerman, per essere un meccanismo stacco, a Wallerman è un meccanismo didattico, dinamico, anche didattico in questo momento, non dinamico. Significa andare a vedere le conseguenze di ogni azione, essere sempre preoccupati del deadlock. Se io faccio questa cosa, in futuro ci può essere un deadlock? Allora, se sì, non faccio come il conoscimento che arriva al deadlock conclamato per decidere di fare delle cose distruttive. Ma se sì, non faccio, dico semplicemente questa azione che in futuro può arrivare al deadlock, la sospendo. La farò nel momento in cui la situazione lo stato delle risorse mi consentirà di fare l'operazione senza avere visto il diretto. Quindi ricordatevi, prevenga il meccanismo statico, avoidance, meccanismo dinamico. Come si traduce avoidance in italiano? Il verbo è evitare. Evitamento, evitazione, evita però, no. Qual è il effettivo? Deadlock prevention, quindi dobbiamo attaccare una delle quattro condizioni del deadlock. Attaccare una situazione. Questo è un esempio. Basta cambiare la prospettiva sul mondo. E ci sono casi in cui si può evitare la nostra esclusione. Abbiamo sempre fatto l'esempio un po' naif e comico della stampata condivisa con l'op che veniva confuso perché era l'unione inframmezzata degli altri di più processi. Eppure tutti noi quando vediamo le stampanti utilizzavano tecniche di spooling. In realtà quello che facciamo è di avere definite una stampante virtuale sempre pronta verso cui mandiamo l'output e poi solo al momento in cui viene dichiarato l'output completato viene accodata l'operazione di stampa e avviene man mano che c'è tempo. Intanto vi ricordo che non è un meccanismo, risulta sempre dall'idea di meccanismi validi dappertutto. Per esempio, non so se avete mai visto le stampanti bancarie, quelle che registrano le operazioni sul livello di risparmio, oppure anche la POP ce l'hanno, se avete visto la POP, quelle non possono farlo con lo spool, perché devono scrivere effettivamente in quel momento quella cosa. Non è che accodano e quando hanno finito stampano i libretti di tutti, ok? Quindi ci sono casi in cui si può aggirare la costruzione. Vi ricordo, facciamo un ripasso dal capitolo 1, che il verbo spool non esiste, cioè se lo cercate in vocabolario, magari quelli recenti l'hanno messo appunto riferito alla nostra definizione, viene da un acronico, da un acronimo, oggi non hanno preso quelle parole, che è Simultaneous Peripheral Operating Online, inventato dall'idea dei sistemi batch. In realtà allora si tendeva a utilizzare al massimo la CPU creando delle code di lavoro in ingresso e delle code di lavoro in uscita. Questo era lo spool. Posso dire che man mano che si accendono le luci si vede sempre peggio? Voi vedete bene? È leggibile? Salve! D'altronde sospendo perché prima era molto buio. Simultaneo. Pericolo, perché operation, operazione online. Non penso che operation online.
Quindi non lo troverete, se avete per caso un dizionario dei vostri genitori, dei vostri nonni, non esiste la parola. Scusi, tanto per capire, kernel per quelli di Linux, che utilizzano? Prevention, avoidance o un misto? Ostica. Ah, ok. Ok. Qual è invece Windows? Ostica. Ah, ok. Quale metodo utilizzerete voi nel vostro sistema operativo? Qualcosina di più, non troppo. Praticamente a un certo punto vi ritrovate che tutti i processi che avete nel sistema sono in attesa di qualche messaggio, ma questi messaggi non vengono, perché siete in un microkernel, non vengono dai event driver. Allora proclamerete lo stato di techno proclamato, ok? Perché a quel punto, se tutti i processi del sistema stanno aspettando da qualche altro processo e nessuno sta aspettando da imputato, quindi vuol dire che nulla dall'esterno condanna a sbloccare uno, non c'è più nulla da fare. Ok. Quindi c'è anche che si usano altre risorse, per esempio il disco. Richiesta bloccante. Anche questo si può attivare. Come? Con la locazione totale. Cosa significa locazione totale? Io insieme al processo, quindi al codice, sottometto al sistema operativo l'elenco delle risorse necessarie perché il processo possa funzionare. Guarda, ho bisogno di tot memoria, ho bisogno di tot byte su disco, ho bisogno di questo e di quell'altro. Allora, o c'è tutto è fatto, se no anche qualcosa mi rifiuto di partire. Quindi la locazione totale, tutto o niente. Ovviamente a questo punto dentro non ci può essere, perché se praticamente prendete il vostro benedetto grafo di bot, avete solo frecce entranti nel processo. Allora è difficile fare un ciclo con solo frecce entranti. Qual è il problema? Il problema è che il processo deve allocare tutto ciò che serve. Se il processo lavora per ore, e ha bisogno di un gigabyte di memoria per un minuto, voi dovete tenere impegnati un gigabyte di memoria per ore, perché dovete allocare il massimo delle risorse che vi servono. Questo talvolta si fa, ma si fa in casi estremi. Per esempio, se avete un sistema a real time, i sistemi a real time non si possono permettere di dire: ah, manca la risorsa, mi fermo per un po' e mi potrei provarla giù. Quindi quelli hanno anche metodi di allocazione totale, sanno quali sono le risorse che servono e le vogliono avere a disposizione. Assenza di prelascio. Questo l'abbiamo detto prima, occorre che ci siano le condizioni perché si possa avere prelascio, dipende dalla risorsa. Possiamo anche attaccare solo l'attesa circolare. È qualcosa di meno della locazione totale, che può consentire il privilegio dell'assenza, della prevenzione di livello. Come si fa? Si dividono le risorse in classi. L'abbiamo già diviso in classi, in classi di priorità, valore di priorità. Diamo a ogni classe di risorse un valore di priorità. Ovviamente alle risorse più costose, cioè quelle che danno maggior danno se rimangono allocate inutilmente, diamo un priorità maggiore. E come facciamo? Mettiamo questa regola: una risorsa che ha un processo che ha allocato risorse fino alla priorità I, fino a un certo livello,
quindi non ha risorse di priorità superiore a B, può allocare solo risorse di priorità superiore. Se vuole allocare altre risorse di priorità inferiore o uguale a I, prima deve rilasciare le risorse che ha fino alla classe I J compresa, J minore uguale a I, e poi le deve riallocare. Perché questo evita la tesa circolare. Schermo, qual è? Non è che questo. Perché evita la tesa circolare? Prendete il lato di Hall e le classi, qui mettiamo le risorse che hanno priorità 0, qui mettiamo le risorse che hanno priorità 1, qui mettiamo le risorse che hanno priorità 2 e così via, possono essere più classi. Se un processo ha risorse di priorità fino a 0, può chiedere risorse di priorità 1 o di priorità 2. Poniamo che questo chiede una risorsa di priorità 2. Se un processo ha risorse di priorità 1 e di priorità 1, può chiedere solo quelle di priorità 2. Qui c'è un altro processo che ha risorse di priorità 0 e chiede una risorsa di priorità 1. Ok, qual è la caratteristica di questo grafo di Holt? Prima avevamo solo frecce entranti. Qui abbiamo tutte le frecce che vanno a destra. Ora, ancora una volta è difficile fare un ciclo con le frecce che vanno tutte in una direzione. E quindi evitiamo la tesa circolare. Se questo processo si accorge di essersi sbagliato e vuole una risorsa della classe 0, deve prima rilasciare questa, poi rilasciare questa, poi riallocarne due di questo. Facendo così, è vero che genererà una freccia verso zero, ma è vero che non le avrà più da risorse più avanti. Quindi le frecce vanno sempre verso le risorse di priorità più alta. Quindi vedete, abbiamo evitato la tesa circolare. Ok? Prego. Il concetto di priorità riguarda la tipologia di risorsa. Di solito si fa con la tipologia di risorsa in modo da mantenere. Perché cosa significa per una risorsa in questo sistema essere la priorità bassa? La rete ha ancora probabilità di essere allocata in priorità. Quindi si mette una risorsa della quale avete disponibilità di numerosissime istanze, quindi non importa poco se un po' di queste istanze rimangono senza far niente, quella è una cosa più bassa. Se invece avete risorse di cui avete pochissime istanze, se più, di solito le persone normali ne hanno una, due. Saltate al CNAP, il CNAP ha messo in piedi che fanno delle lavorazioni per i dati che vengono da SEM, e qui in Arena Lassù, su Piave. Saltate nel sotterraneo, ci sono 7.000 core. Tra l'altro, l'altro giorno, quelli della DMSA hanno fatto un giro turistico a andare a vedere queste cose. Allora, non è neanche però di sicuro, le persone normali ne hanno in quantità limitata e quindi tendono a metterlo verso le priorità alte, in modo che rimangano poco tempo in utilità. Ok, abbiamo visto un altro metodo. Allora, allocazioni gerarchiche totali sono inefficienti. Quindi
in tutti i casi ci sono risorse inutilizzate. Nella gerarchia c'è anche il problema che la tesa di un processo che ha i processi però devono poter attendere la possibilità di avere risorse. Quindi se un processo ha anche già risorse ad alta priorità, non a priorità massima, ma ad alta priorità, può dover attendere perché altri hanno risorse occupate. Quindi cioè, le risorse anche ad alta priorità vengono bloccate. Allora andiamo a vedere invece l'altro metodo, avoidance, come evitare nel senso avoidance, quindi un metodo dinamico. Tutte le volte che vogliamo fare una locazione guardiamo dalla nuova situazione si può generare deadlock o no. Allora Dijkstra, sempre lui ha fatto tantissime cose nella vita, ha sviluppato un algoritmo cosiddetto del banchiere. Il nome deriva dall'ipotesi di un banchiere che gestisce un gruppo di clienti a cui concede credito. La regola è che tutti i clienti devono poter usufruire di un credito. Cioè, se io ho detto a un cliente, tu puoi avere fino a 100 euro di credito, lui deve poter avere prima o poi i suoi 100 euro se ne ha bisogno. Però quello che non deve succedere è che se ho detto a Tizio che poteva avere 100 euro di credito, ho detto a Caio che poteva avere 100 euro di credito e io ho solo 100 euro come banchiere e ne do 50 a Tizio, 50 a Caio. Il problema è che quando arriva Tizio e mi dai gli altri 50, devo dire aspetta Caio. Quando arriva Caio devo dire aspetta Tizio. Quindi siamo nella situazione di bello. Ok? Quindi quello che succede è che se ho dato 50 euro a Tizio, Caio mi chiede 50 euro e dico te li do. Pazienti un attimo, aspetto che Caio, che non mi ricordo più, che Tizio abbia finito la sua operazione, quando mi restituisce 50, pure me ne chiede anche altri 50, ne do 100, mi restituisce tutti 100, deve essere il turno. E quindi questa sarà la logica dell'algoritmo del banchiere. Sarà quella di tenere lo stato delle risorse. Ogni processo dichiara di quante risorse ha necessità al massimo. Ma non è una locazione totale come quella di prima. Quando un processo mi chiede delle risorse, io nelle mie tabelle stimolo l'operazione. Dico, cosa succederebbe se veramente le dessi? A quel punto vado a controllare se dando queste risorse sono tranquillo che posso continuare a soddisfare tutti gli altri, glielo. Si dice se lo stato è safe, è sicuro. Se invece facendo questa operazione c'è una sequenza di richieste che fa in modo che io mi blocchi dopo, lo stato lo dichiaro sempre e l'operazione non l'ho fatto. Dico no, ho provato a fare l'operazione, mi porta in uno stato insicuro, quindi tu aspetta, non appena ho delle restituzioni di risorse, io mi ricordo con la coda di quelli che vogliono fare l'operazione, vado a vedere adesso che mi hanno restituito le risorse, posso soddisfarlo? Questa è la logica, ora la vediamo però nella pratica. Allora, un banchiere desidera condividere un capitale fisso con un numero prefissato di clienti. Per Dijkstra l'unità di misura era il fiorino olandese ed era 3 euro. Ogni cliente specifica in anticipo la sua necessità massima di denaro.
che ovviamente non deve superare il capitale del banchiere. Se il banchiere ha 100 fiorini, può dare fido a tutti i clienti fino a 100 fiorini. Non può mai dare a un cliente solo 120 fiorini, perché è ovvio che se ne chiede 120 non gli può dare, perché non gli ha più capitale. I clienti fanno due tipi di transazioni: richieste di prestito e restituzioni. Esiste una regola fondamentale che spero che sia... Queste sono le regole importantissime, l'ultima, perché le prime due sono naturali. Ovviamente se io ho specificato una fido massima, una quantità massima di denaro, è una risorsa a disposizione, che ha di cui necessità, non posso poi dire mi sono sbagliato e non ho bisogno di più. No. Ogni cliente può fare richieste multiple, non è detto che se ho detto che al massimo ho bisogno di 100 fiorini, devo sempre chiedere 100 fiorini, posso chiedere 20, 30. Però, comunque, è quella che di solito si scorda di dire, perché è quello più naturale. Comunque vada, il cliente deve garantire che in un tempo finito restituirà tutte le risorse. Non può continuare a dire ne prendo 20, ne prendo 30, quelle risorse ne prendo 40 e così via, tenendo sempre impagnate. Può arrivare fino al massimo, ma in un tempo finito deve restituirle tutte. Date queste condizioni, va bene, questo ve l'ho già detto. Cioè, l'idea è che se l'operazione non porta in uno stato insicuro si può fare attendere, ma anche l'attesa sarà finita. Questi sono i dati. N è il numero dei clienti. Init cash, initial cash è il capitale iniziale. C con I è il limite di credito del cliente iesimo, e la prima regola che abbiamo detto è lì, che il limite di credito C sta per credito è minore del capitale iniziale. P con I, che abbiamo tradotto di solito da L, non, però il problema è che nei conti da lusso L e I si confondevano, allora abbiamo messo P. P è il denaro prestato al cliente iesimo. N è il credito residuo, cioè quanto il cliente può ancora chiedere. Ovviamente per ogni I è pari a credito meno quanto il prestito. Se uno ha un credito di 100 fiorini, ne ha tenuti 60, ne può ancora chiedere 40. COH, e questo è un termine che il nostro problema è essere italiano, se prendete lo stato conto per conto corrente in uno stato di lingua inglese, trovate il saldo di cassa, cash on hand, si chiama così, è il saldo di cassa. Che è pari al capitale iniziale meno tutto quello che abbiamo prestato. Quanti fra voi sono ragionieri? Saranno facilitati. Allora facciamo un po' di partita doppia, no? Come si faceva? Costi d'acquisto a fornitori. I costi è un costo, invece il fornitore non deve. Ok, ma torniamo qua. Lo stato safe. Cosa significa che lo stato è safe? Questa è la definizione formale, poi lo vediamo per bene in una tabella. Forse meglio prima una spiegazione fatta così. Se
clienti. Io ho un certo denaro in cassa, poniamo 10 fiorini. Se tutti i miei 10 clienti hanno un come l'avevano chiamato N leader, N con I, cioè quello che ancora mi possono chiedere, superiore a 10, lo Stato non è sempre. Prima abbiamo fatto l'esempio con solo due clienti, ho dato, avevo 100 fiorini, ho dato 50 da 50 me, ho sbagliato perché tutte e due mi possono chiedere gli altri 50 e non posso dargli fino a quando l'altro non ha finito, quindi tutte e due non riusciranno a finire. Portate i suoi clienti, se tutti hanno il reddito residuo superiore a denaro per cassa, lo Stato ha sé. A questo punto ne esisterà almeno uno che potrebbe completare la sua operazione. Quindi, ipotizziamo che questo finisca. Se questo finisce, mi restituisce quello che ha. Quindi questo lo metto da parte e adesso considero il denaro in cassa più quello che aveva questo primo cliente e vado a vedere se è sufficiente a soddisfare almeno uno dei rimanenti. Se è sufficiente a soddisfare almeno uno dei rimanenti, prendo uno dei rimanenti, dico, ma allora questo può finire. Allora prendo il denaro in cassa più quello che avevo sommato più quello che avevo preso in questo secondo, metto da parte in questo secondo e con questo vado a vedere c'è ancora qualcuno che si può soddisfare e così via. Se questa vi ricorda qualcosa, la riduzione del grafico logico del principio qua, se questa sequenza porta a completare tutti i processi, vuol dire che ho fatto sempre, vuol dire che comunque io da questa situazione esco, perché il primo della lista è nella mia sequenza, prima o poi dovrà finire, c'è la terza regola, quella di naturale, ho detto prima o poi ci rilascerà tutto. Allora con quello conto, almeno questa sequenza che ho fatto mi garantisce di non bloccarmi. E quindi ho fatto sempre bene. Allora, se invece questa sequenza ad un certo punto si blocca, non posso, lo Stato è sempre, quindi non mi conviene dare quelle risorse, perché vuol dire che con una allocazione futura posso andare indietro. Fondamentale ci sarà scritto, ma la conoscenza di detto tempo, meglio dirla più volte, lo Stato safe. Lo stato, scusate, unsafe non significa debito. Ci sono stati unsafe che potrebbero tornare safe. Non è che lo status unsafe è una condizione necessaria perché in un futuro ci sia debito, ma non è sufficiente. Potreste avere lo stato unsafe e il sistema non andare in debito. Dallo stato unsafe può andare indietro. Se lo stato è safe non può mai andare indietro. Perché se è necessario che ci sia lo stato unsafe per essere dentro, se A indica B, non B indica non A. Ok? Allora, visto formalmente che cosa c'è, dobbiamo trovare una sequenza che cos'è? Una permutazione. Che cos'è una permutazione? Una permutazione è una insieme lì uno è n, comunque insieme x in generale è una funzione biiettiva da x su x stesso. Questa è la definizione di permutazione. Permutazione perché cambia l'ordine, gli elementi sono gli stessi ma sono in ordine scambiato. Allora, lì la sequenza
Se ad esempio con n uguale a 4, 1, 3, 4, 2 è un'altra sequenza degli stessi elementi. Quindi indichiamo S di l'ennesima posizione della sequenza. Allora, l'idea è: deve esistere una sequenza tale che, dato che available P1, il primo denaro disponibile è il cash on hand, e diciamo che available I più 1 è uguale di J più 1 è uguale all'available di J più la, il piccolino c'è scritto P con pedice S di J. Matematichese, per dire, questo è forte la domanda di mezzo di prima. Vedete, i processi, l'indice dei processi è un indice casuale, cioè è l'indice con cui li avete nominati, ma non l'indice iniziale, infatti quello se considerate il primo processo, il secondo, il terzo, il quarto, non conta nulla, è l'indice con cui li avete definiti. Allora, riordiniamo i processi nell'ordine in cui ci interessano, quindi invece di considerarli 1, 2, 3, 4 le consideriamo nell'ordine 1, 3, 4, 2. Quindi la variable di 1 è cash on hand, la variable di 2 è il cash on hand più quello che era stato prestato a 1, la variable di 3 è quello che era stato prestato, scusate, quello che era disponibile available di 2, quindi avail di 1 è il cash on hand, avail di 2 è uguale a avail di 1 più t di s di 3 di s di 1. Quindi cash on hand più P di S di 1. Avail di 3 è uguale avail di 2 più P di S di 2 è uguale cash on hand più P S 1 più P S 2. In generale diventerà avail di K uguale cash on hand più la sommatoria in I da 1 a K di P con S, sentiamo J di J, ok? Quindi prendiamo il cash on hand e gli sommiamo quello che abbiamo prestato a quelli che vengono prima nella sequenza, secondo l'ordine della sequenza. A questo punto la condizione è che per ogni indice J ciò che è necessario al processo S di J, al processo nel jesimo punto della sequenza, deve essere minore di quello che è disponibile, minore o uguale di quello che è disponibile. Questo è matematichese, ma è quello che vi ho detto prima. Prendiamo il cash on hand e guardiamo se è maggiore o uguale del necessario al primo della sequenza. Poi sommiamo quello che il primo aveva preso in prestito e andiamo a vedere se quello che abbiamo a disposizione
è maggiore o uguale di quello che è necessario al secondo della sequenza. Poi andiamo a sommare quello che ho preso il testo, quello del secondo della sequenza, e andiamo a vedere se è maggiore o uguale di quello che è necessario al terzo della sequenza. Ok? Quindi questo è l'idea dell'algoritmo del banchiere monovoluta. Lo stato unsafe è condizione necessaria ma non sufficiente per avere deadlock. Uno stato unsafe può evolvere senza procurare deadlock. Ecco, questa è una tipica tabella dell'algoritmo del banchiere. In questo stato iniziale tutto il denaro è disponibile e ci sono tanti processi, 5 processi che hanno necessità di denaro. Questa è la situazione iniziale ed è chiaramente safe, tra l'altro è safe per ogni sequenza. Potete permutare come volete. Vedete, si fa la tabella massimo prestito attuale e credito residuo. Prendiamo questa situazione. Notate che addirittura il banchiere non ha più denaro in cassa, al zero, eppure lo stato è safe. Perché? Perché la sequenza 3, 2, 1, 4, 5 consente il risarcimento di tutte le richieste. Andiamo a vedere. Il denaro in cassa è zero. Bene, 3 è pienamente soddisfatto con quello. Quindi available di 2 è 30, la seconda available. Con 30 chi posso soddisfare? Posso soddisfare sia 2 che 1. Allora proviamo a soddisfare 2. Quindi 40, abbiamo tolto dal gioco 2 e 3. 40 consente di soddisfare 1, 4, 5, consente addirittura di soddisfare tutti e 3. A questo punto viene 1 nella sequenza, 110, 120, 150. Quindi la sequenza è completata, lo stato è 6. C'è una regola pratica per il banchiere a singola valuta. Nella singola valuta è facile, dopo vedremo il banchiere multivaluta, che è quello di mettere i processi in ordine crescente di n. Visto che dobbiamo soddisfarli con una quantità di denaro crescente, basta mettere in ordine crescente. A noi serve coprire meno uno che abbia l'n minore della variable, del necessario minore o uguale del disponibile. Se neanche il minimo tra questi è minore o uguale del disponibile, siamo rovinati. Quindi prendiamo sempre ogni volta il minimo degli NI e vediamo se riusciamo. Quindi qui vedete, abbiamo ordinati, sono gli stessi di prima ma sono stati ordinati con N crescente. Se c'è una sequenza, attenzione, non è l'unica sequenza, ma se c'è una sequenza che soddisfa la 7, anche questa soddisfa la 7, quindi basta controllare questa. Se questa non va, non esiste nessun'altra. Questo è un esempio di stato unsafe. Stavolta abbiamo addirittura 10 in cassa. E uno dice 10 è meglio di 0. E invece no, perché data quella situazione lo stato è unsafe. Guardate così è un po'
complicato, andiamoli a mettere in ordine di n. Vedete, 10, facciamo semplicemente vedete, avevo, si fa 10, si aggiunge questo, più 10, 20, più 5, 25, più 65, 100, più 35, 135, più 15, se volete quasi in fondo, la prova del 9 deve tornarmi 150. Ma si confronta queste due colonne, in questi due punti si vede che la x non è verificata. Quindi questo sta cancellando. Scusi, sì. Ma ad esempio alla fine della seconda riga io in cassa ho 20 euro, sì. Ma il processo numero 2 ha un credito residuo massimo di 10, quindi io comunque la sua richiesta. No, l'hai già considerato quello. Tu avevi all'inizio 10. Sì. E hai 20 proprio perché hai già considerato che tu te l'avevi restituito. Quindi 10 più 10 è 20, quindi 2 nella tua ipotesi ha già finito. E con quello che ti ha restituito 2, che era l'unico che poteva completare l'operazione, non riesce più a completare nessuno. E quello è lo stato a 6. Perché il minimo fra questi è 25 e tu non hai da dare abbastanza soldi neanche a quello che ha bisogno del minimo. Non implica deadlock perché poniamo un banchiere poco accorto che gli avesse anche lasciato lo stato andare a senso e dopo il cliente 5 restituisce 5 del suo prestito, lo stato torna a diventare senso e non c'è stato deadlock. Quindi non è obbligatorio che da uno stato a senso vada in deadlock. La similitudine è chiara, il denaro sono le risorse e il sistema deve allocare le risorse senza che si possa verificare il debito. Ora, il banchiere monovaluta non è altro che l'idea astratta di un sistema che abbia un solo tipo di risorse. Ora, è chiaro che un sistema non ha un solo tipo di risorsa, ha tanti tipi di risorse. Allora l'idea è di estendere il problema del banchiere a lavorare su più valute, euro, dollari, yen, eccetera. Io ho detto che sono è ciò che fa dire sì il mondo, no? Yen, euro e dollari. Avere sì quel mondo. E come si fa? Ma in realtà se avete capito bene il meccanismo del banchiere e conoscete un po' di fisica, il gioco è facilissimo. Basta prendere tutto e considerare ciò che avete considerato fino alla scalare, lo considerate vettore. E quindi se al posto della aritmetica scalare usate l'aritmetica vettoriale, il meccanismo funziona. Andiamo a vedere. Anzi, lo faccio qua. Allora, N è scalare, cioè i clienti non diventa vettore, però IC è un vettore che ha una componente per ogni valuta.
con i, cioè il credito che viene dato al cliente iesimo, è un vettore, cioè il cliente avrà 100, il credito massimo di 100 euro, 20 yen e 0 dollari. Quindi, lo vedete come vettore a tre elementi, fatto in questo modo. Lo stesso piccoli è vettore, cioè avete tanti vettori quanto sono, e ovviamente avete che P con P deve essere minore o uguale di C con I, dove questo è minore o uguale vuol dire componente per componente, cioè in ogni componente, la componente euro, la componente dollaro e la componente yen deve essere minore o uguale. N di I è uguale a C con I meno P con I. Ancora una volta, sottraete componente per componente. Cash on hand, vettore, non è altro che l'iniziale di cassa meno la sommatoria in I da 1 a N di piccoli vettori. Anche qui sia questa sommatoria che questa sottrazione la pensate vettoriale, componente per componente. Quindi queste cose che ho scritto hanno solo un po' di frecce in giro, ma sono esattamente le cose che ho scritto prima. Ora anche la regola della safety è identica, perché deve esistere una sequenza, la stessa di prima, tale che è denominata con avail 1 second hand, però anche questi sono vettori, cioè prima available e second hand. Avail di J generico è uguale a J più 1, diciamo da J più 1, è uguale a avail di 3 più somma, no, più chi J vettore. Quindi in ultima analisi lo stesso discorso che avevamo fatto prima, avail di J di K generico è uguale a cash on hand più la somma in J che va da 1 a K meno 1 e P con J tutto vettore. Avete in mente come prima abbiamo srotolato la formula ricorrente, quindi srotoliamo la stessa formula. Lo stato è safe se per ogni, io scritto J e invece è una P di S di J, anche qua è un'altra P di J, S di J, cioè secondo la scritta. Lo stato è safe se per ogni K 1 N grande il migliore, cioè il vettore di S di K è minore uguale del avevo di K, dove questo minore uguale è componente per componente. Quindi la definizione è identica. Cosa cambia? L'unica differenza fondamentale è questa,
Qual è la differenza fondamentale del minore uguale fra scalari e del minore uguale componente su componente fra vettori? Cosa? La non ordinabilità, è più difficile ordinare. Diciamo meglio, il concetto c'è, l'ordine non è. Non è? Fondamentale, per una definizione. Perché c'è una parola? Totale. Totale! L'ordine non è totale. Cioè, se prendendo due elementi, due scalari, avete la tricotomia, che non è la tricofilia, però è per i capelli di qualcuno ho ascoltato. Avete sempre la possibilità di dire questo è minore del secondo o è uguale o maggiore, oppure dire questo è minore uguale o l'altro è minore uguale, e lì avete anche la possibilità che siano veri entrambi e quindi sono uguali per l'antisimmetria. Invece se avete i due vettori, che ne so, 2 e 3, 3 e 2, questo non è vero, né che il primo è minore uguale del secondo, né che il secondo è minore uguale del primo. Quindi avete una riduzione d'ordine parziale più di un piccolo. Si studia ancora in algebra, cosa fa a caso per voi? Matematica discreta, dove si fa logica? Dove si studiano le relazioni d'ordine? Ok. Allora, la prima cosa che ci viene in mente è che quella bellissima regola che abbiamo visto prima, per la valuta basta mettere in ordine crescente di MI e quello sarà l'ordine, non funziona più, perché non esiste l'ordine degli MI. Ok, può essere. Se in una valuta una è minore dell'altra, nell'altra valuta la componente dell'MI può essere in ordine opposto. E quindi quello non funziona, tutto il resto funziona. Allora, la domanda è: quanto ci costa fare questa operazione? Noi abbiamo il denaro in cassa, dobbiamo trovare almeno uno che venga soddisfatto in tutte le componenti. Ok, lo troviamo, se non lo troviamo, grazie. Lo troviamo, usiamo quello che viene restituito da questo e andiamo col secondo. Ma proviamo di non trovarne uno, ne troviamo tre. Quale scelgo? Non è per caso che ho scelto il primo, con il primo ad un certo punto mi blocco, se avessi scelto il secondo invece arriviamo in fondo alla sequenza. C'è per track o non c'è per track? È quadratico o non lineare, non polinomiale, ok? Perché col quadratico bene o male ci se la fa, se non devo fare il track, perché la prima volta li scorro e dico c'è questo, poi la seconda volta li scorro, c'è quest'altro, quindi faccio n volte, tutte le volte n1, n2 se volete. Però se per caso devo tornare indietro, capo, mi comincio a costare tanto e vedremo che non dovremo tornare indietro. Allora, la soluzione è che si può creare la sequenza scegliendo un processo a caso di quelli soddisfacibili. Quindi, tra l'altro, quando possiamo prendere il primo, esaminiamo la sequenza, il primo che troviamo, meno uguale, va bene, applichiamo quello e continuiamo. Teorema.
se durante la costruzione della sequenza S arriva un punto in cui nessun processo risulta soddisfacibile, quindi abbiamo seguito una delle possibili strade, sono arrivati a un punto e lì non possiamo andare oltre, allora non esiste alcun'altra sequenza che dichiari lo stato 6. Questo è per me. Quindi se con una sequenza arriviamo a un certo punto e da lì non possiamo più aggiungere altri processi alla sequenza, non può esistere nessun'altra sequenza che completi il procedimento. Come si dimostra? Per assurdo. Allora, la dimostrazione per assurdo dice: dobbiamo prendere tutte le ipotesi più la negazione della tesi e dimostrare che abbiamo un assurdo. Quindi in questo caso abbiamo il nostro banchiere, abbiamo la nostra sequenza che si interrompe, ma in più, ipotesi assurda, abbiamo anche l'altra sequenza che completa. Andiamo a vedere come si fa. Allora, chiamiamo come ciclante, la sequenza interrotta. E come ci premo la sequenza completa. Quindi abbiamo due sequenze. E consideriamo C non tanto la sequenza intera quanto il primo segmento della sequenza fino al momento in cui non si potevano più aggiungere processi. Quindi chiamiamo H l'insieme dei processi appartenenti alla sequenza C. Quindi chiamiamo con H uguale P, tale che P appartiene a C. Abbiamo intanto che H è sottoinsieme proprio dell'insieme dei processi più grande, ok? Perché se abbiamo detto che è interrotta, se quella sequenza contenesse tutti i processi in gioco, non sarebbe interrotta. Allora, andiamo a vedere C'. C' conterrà processi, sapete, una permutazione, è una permutazione completa C', quindi contiene tutti i processi. Allora, andiamo a vedere questa sequenza. E andiamo a vedere nella sequenza il primo processo che non appartiene all'altra. Quindi sia H piccolo, il primo processo in C' che non appartiene ad H. H piccolo è il primo processo, lasciate un momento di ragione e dopo lo formalizziamo. Esiste di certo, beh, se non esistesse vuol dire che la prima sequenza sarebbe completa. Quindi andiamo a vedere con quella, andiamo a prendere proprio questa regola qua.
cos'è il disponibile per il processo H? Ok? È il cash on hand più quello che l'ha dato in prestito a tutti quelli che venivano prima di H nella sequenza. Ok? Partiamo dal caso pessimo. Pensiamo che prima di H ci siano tutti gli elementi di H grande. Ok? In questo caso, magari in un altro ordine, ma in questo caso ciò che è disponibile per il processo, ciò che è disponibile per il processo H è esattamente, sarebbe ciò che era disponibile esattamente nel, dove c'è la croce, cioè nel punto in cui c'è il carrozzo. E quindi se H si poteva attaccare, si può attaccare in questo punto in C', si poteva attaccare in C, perché la disponibilità è la stessa in quel punto. Poniamo questa volta che ce ne siano meno di processi. Guardate questo, avete denaro in cassa più la somma di ciò che è stato prestato a dei processi. Ora, quindi la vedo per il processo H è uguale, chiamiamolo così, cash on hand più la somma dei fi di S fi di J in J che appartiene, come lo scriviamo, in J, chiamiamolo una parola, in J prima di H in C prima. Quindi la variable di H è ciò che è disponibile per la somma di quello che abbiamo prestato ai processi che nella sequenza C primo vengono prima di H. E nell'ipotesi H, quella sequenza intera, quindi H può essere applicata. Quindi questo variable, siccome quella sequenza può essere applicata, è maggiore o uguale del N di H, perché allora possiamo applicare. Ora andiamo a vedere alla fine di C. Alla fine di C quanto sarà la variable? Avevo alla fine di C. Cosa è uguale? Al cash on hand più la somma dei piccoli in C. Ok? J appartenente qui con J, ma questi sono sufficienti quelli. Quindi se voi prendete una cosa e sommate meno cose, o prendete la stessa cosa e sommate più cose, avete un insieme. In una sommate l'intero insieme, nell'altra sommate un sottoinsieme, poi la cui sommate più cose diventa più grande. Quindi questo è maggiore o uguale a quello. Quindi è maggiore o uguale anche di questo. E quindi H si poteva applicare anche dove c'era la croce. E quindi è assurdo che lei si senta rotta. Ok? Avete capito? Cioè, avete la sequenza interrotta. Avete la sequenza intera. Andate a prendere il primo elemento che non appartiene alla sequenza interrotta. Andate a vedere quante risorse erano disponibili per quell'elemento.
se siete al massimo gli elementi che vengono prima di questo elemento, che è il primo che non appartiene all'altro, o sono tutti quelli dell'altro sequenza, o sono tutti insieme dell'altro sequenza, perché è il primo che non appartiene. Quindi o li avete applicati tutti o ne avete applicati meno. Tutti quelli non ne potete applicare, perché avete, è il primo che non appartiene. Se li avete applicati tutti, avete a disposizione la stessa risorsa. E quindi se si poteva applicare qua, si poteva applicare là. Se ne avete applicate meno, avete a disposizione meno risorse e anche la possibile. Ma allora la situazione di là dove vi siete interrotti, avevate addirittura più risorse, potevate andare avanti, no? E quindi è assurdo che una si sia interrotta e l'altra no. Questo teorema è quello che vi mostra che potete prendere il primo caso. Perché vi scegliete a caso per effetti la cosa, la minore guarda. Perché se in un momento vi rompete, non esiste nessun'altra sequenza che arriva al soddisfacimento totale. Ok? Quindi la complessità anche di questo algoritmo è gestibile. Cioè, massimo un quarto di ordine. Non andate oltre. Scusi. Sì. Allora, sulla dimostrazione mi sono perso l'intervento un passo prima. Cioè, noi diciamo che quello che è disponibile è cash on hand più la sommatoria di quei PSJ. Quei PSJ che sono tutte risorse che ci rientrano dai client che ce le restituiscono. Nell'ipotesi, quando noi dobbiamo fare. Lì c'è un problema anche negli scritti. Quando avete da un lato la sequenza vera di richieste e restituzioni, dall'altra, tutte le volte che vi viene fatta una richiesta, fate una simulazione. Quindi create un'ipotetica sequenza di richiesta di restituzione per vedere che esista almeno una sequenza di richiesta di restituzione che consenta di soddisfare tutti. Ma quindi quelle restituzioni lì capiscono soltanto che i processi che avete chiesto il loro max di risorse, che quindi possono soltanto restituire, mentre quelli, perché altrimenti il banchiere iniziale che bastava 50 da una parte, 50 dall'altra, gli bastava dire aspetta. Noi non. Attenzione! Non è che teniamo conto solo di quelli che hanno chiesto il massimo. Facciamo finta che chiedano il massimo, gli diamo il massimo e ci restituiscono. Quindi dobbiamo prima avere a disposizione abbastanza denaro per consentire il massimo. E poi ci danno indietro però quello che hanno. Ok? È chiaro questo, perché di solito questa è una limitazione abbastanza. Anche nell'ultimo compito scritto di febbraio c'è un banchiere da risolvere. Un bel banchiere parametrico. Cioè, invece di avere i numeri, in un certo punto c'è una X e dire trovare l'insieme degli X per i quali banchiere sempre l'insieme degli X per i quali. E poi l'ho anche semplificato da un vecchio compito che sembrava uno di quei. Avete in mente quei giochi di scacchi che dice, vedete, la scacchiera dice il bianco muove l'inizio di premossa, no? E allora c'era una. Il compito diceva nella vecchia stesura scegliete una X tale per cui lo stato sia un safe e portatelo safe in due mosse. Poi lo stato safe e portatelo un safe in due mosse. Algoritmo dello struzzo. Siccome i deadlock si possono evitare anche gestendo bene il sistema, oppure stando attenti si possono eliminare di volta in volta, avere a questo posto che anche un n quadro ogni richiesta di risorse fa in modo che chi usa il sistema operativo dica ma guarda quell'altro va più veloce perché non ci sono i controlli, ok? Come si vede che senza controlli fiscali l'economia aumenta, più o meno la stessa cosa.
però in molti sistemi, compresi quelli Unix, questo è dato di utilizzato. E con questo abbiamo completato il pacco di lucido relative alla relativi alla gestione delle risorse. Qual è il pacco di lucido successivo? Memoria, che non è il caso di incominciare oggi. Cosa facciamo? Intanto vi dico nei giorni scorsi è uscito questo, anche questo disponibile in rete al sito, se lo chiedete al Italian Linux Society ve ne manda copia, la stampata con queste copie. Se avete amici, fratelli nella scuola, questo è un dossier sulla libertà di imparare nelle scuole, in particolare di imparare grazie al software di Java, da spiegazioni più possibile chiare per i docenti e gli studenti, ha un po' di esempi di software utilizzare ai vari livelli, sia elementari, media, superiore, università, sia software libero per le architetture, perché ci sono anche software liberi che funzionano su Apple, macOS e Windows. Queste sono tante esempi di esperienze fatte con tanto di nomi e cognomi di chi l'ha fatto, in modo che se un docente vuole confrontarsi e chiedere come sono stati portati avanti i progetti, può prendere contatto e parlare con le altre realtà. Quindi vi invito a guardarlo e a diffonderlo. Avete molte domande sulle città? Qualcuno ieri mi aveva fatto una domanda e ha detto, la rifaccio domani. Io avevo chiesto riguardo alle reparti, però poi sono pescato in una direzione su reti wifi. Allora, le reparti che avevo già raccontato, Mendel è la stampante tridimensionale che stampa se stessa e quindi è capace di creare i pezzi. Le stampanti dimensionali stampano la plastica in maniera da fare degli oggetti. È in grado di stampare i pezzi per costruire un'altra stampante uguale a se stessa, ovviamente non elettronica. Però si stanno attrezzando, e quello mi interesserebbe tantissimo, per fare i circuiti stampati con una stampante tridimensionale. Tra l'altro ne esiste anche un altro modello, non è bella l'idea dell'autoriproducente, non autoriproducente, che fanno quelli del hackabledevice.org. Hackable Device fa tantissime cose divertenti, c'erano a volte ma non avevano il loro stand, fanno di tutto. Qualcuno di voi ha lo termoco, il pre-runner, sapete che cos'è? Ve lo porto. È un telefono cellulare, l'unico telefono cellulare completamente libero, cioè addirittura c'è FreeHardware, c'è lo schema elettrico, tutto ciò che c'è dentro, le potete giocare. Purtroppo è solo GSM, non un MTS, non ha la videocamera, però potete fare giroscopi, cioè l'accelerometro, GPS a bordo, è un tribanda GSM e siccome era troppo interessante mi hanno praticamente bloccato la costruzione e quelli degli Apple Device stanno costruendo schede madre di ricambio per aggiornare la macchina mantenendo il guscio. Molto fanno cose di questo genere, quindi fanno tantissimi. Sperimentiamo un'altra stampante dimensionale.
Un altro concetto che invece guardare perché è interessante è il cosiddetto Firefox. Come hai messo il Firefox? Firefox è un affare, cercatelo su rete perché è interessante, è una scatoletta che si costruisce con $100, contiene una piccola batteria, un processore ARM, un disco e un trasmettitore Wi-Fi. E viene lasciato in giro nei parchi, così non è attaccata a internet, non è attaccata a niente, ma se vi usate di lì e volete scambiare dati con amici potete lasciare l'informazione nel parco, l'altro passo di dopo e prendere l'informazione dal parco. Ok? Un po' come questa telefonia artificiale del radiomotore di cui vi ho parlato ieri. È una cosa interessante, secondo me. Adesso una cosa che vogliamo fare per la DMSA, guarderemo sempre, abbiamo la fila dei progetti e poco tempo da farlo, è a me piacerebbe chiamarlo Alma Fire, ma quando arriva al mio niente mi arriva la telefonata. Pirate Box. Pirate? Pirata con la E finale e box. Se volete il costo lordo. L'idea è di fare delle reti staccate da internet, ma collegate a rischi, a esperimenti, a quello che volete, in modo che ci si collega, si scambia informazioni, si fanno esperimenti, si fa tutto quello che volete, ma staccate dalla rete. Poi ovviamente se uno in un certo punto della rete a suo rischio attacca un'altra macchina collegata alla rete, uno può fare ponte attraverso la rete chiusa e da lì uscire sulla rete. Però tutto ciò che viene all'interno di questa rete non esce da lì se non per la volontà del singolo che la fa uscire. Sarebbe molto divertente per fare tanti esperimenti, scambi di informazioni, oppure attaccarsi a reti dove fare esperimenti. Uno potrebbe, io vi dicevo, fare gli esperimenti di attacco di macchine fatte apposta per essere attaccate. Uno potrebbe fare direttamente lo suo portatile. Uno va in laboratorio col portatile, attaccato alla Arma Wi-Fi, attacca all'Arma Pirate e gli fa gli esperimenti. Ovviamente uno lo fa sul rischio pericolo, cioè se non ha le capacità tecniche e mette su quella rete una macchina che ha un buco di sicurezza, non può poi venire a lamentare che ha avuto dei guai. Può essere una istigazione anche a essere capace di proteggere il proprio sistema. In fondo, quando andate, io tra le cose da fare io personalmente devo scrivere una lettera al direttore amministrativo e al direttore del CESA chiedendo due cose, una è quella riguarda questo discorso. Noi abbiamo l'autenticazione da Ateneo, ok? L'avete voi, l'abbiamo noi. È un, loro lo chiamano Active Directory, ma in realtà Active Directory è l'implementazione proprietaria di LDAP, detto anche X500, uno standard internazionale di Directory Service. Directory Service sono quei servizi tipo l'elenco del telefono. Uno chiede le informazioni e ha le risposte. È un database ma a aggiornamento lento, e quindi dove l'informazione anche non aggiornatissima a valore. L'elenco del telefono, se avete quello dell'anno scorso, ha una certa percentuale di informazione sbagliata, però è ancora molto utile. Mentre invece un database, se volete il saldo del vostro concorrente, vi danno quello dell'anno scorso, sarebbe. Voi sapete, per esempio, che se andate in Piazza Maggiore, con il vostro account potete accedere alla rete Iperbole per 3 ore, non so se per gli studenti sia lungo, okay. Però quella rete usa la tecnica del cacchio porto. Sapete cosa sono i cacchio porto? Quella che usano gli aeroporti, quella che usano. Cioè, vi collegate ad una rete senza né wifi né WAP né niente, è aperta. Nel momento in cui provate ad accedere a un qualsiasi sito web, venite dirottati
comportare, appunto si chiama portale effettivo, che chiede identificare cosa? Punto sanitaria, non ho parlato di quello di pensare. Il problema di queste cose sono sicuramente che tantissima gente non si accorge che quello è un app, chiunque è una foto su quella frequenza vede tutto quello che passa. Quindi se non mette meccanismi di sicurezza sopra VPN piuttosto che HTTPS o SSH, è tutto in chiaro e plateale al mondo. L'ultima volta che ho provato quello di Piazza Maggiore, adesso che l'ho provato, mi pareva che anche il passaggio della chiave, dell'autenticazione dell'Ateneo, quella che mi serve per esempio per mettere in voce i quattro esami, fosse chiaro. No, cosa? Devo guardare, però ad esempio una cosa che vediamo con certezza, questa è la cosa che controllate, che vediamo con certezza, se volete ricordo, siamo andati a fare un orientamento in fiera, non so se avete partecipato con questo genere. E hanno detto, che bello, mettiamo la rete, anche lì se volete usare il vostro computer per l'autenticazione del Ateneo, dovete fare così. Prendete questa rete aperta lì, nel momento in cui vi chiederà di autenticare, vi comparirà un bello messaggio, un pacchetto, è un messaggio, questo è un certificato self-signed, cioè è un certificato autofirmato, voi fregatelo, dite ok e poi mettete la vostra password. Quando l'ho detto mi sono detto, quello è soggetto all'attacco cosiddetto di man in the middle. Significa, io metto un access point alla fiera con lo stesso identificativo di quello ufficiale e quando la gente si collega a me io gli faccio autenticare, danno anche io il certificato, se non lo posso firmare anche io lo posso firmare. Poi quando si è certificato e qui ti vedo la password più chiaro, io lo autentico su quello vero in modo che lui pensa di lavorare in maniera riservata e invece non sono provando su quello che passa, perché lui parla con me, io parlo con gli altri. Esiste tra l'altro una bellissima cosa, bella e pericolosa, che si chiama EduRoam. L'avete mai sentito voi EduRoam? Chi ha detto sì? EduRoam è una convenzione tra tante università del mondo per cui docenti e studenti dell'università Y che si trovano vicini o in vista all'università Y possono usare le reti dell'università Y autenticandosi perché sono studenti o docenti dell'università Y. Questo dal punto di vista della è una bellissima esperienza. Quello che voglio chiedere però ai nostri gestori di rete è che ci diano due autenticazioni, non una. Una è quella interna che ci serve per le cose serie, per, a me serve per andare a vedere se mi hanno accreditato lo stipendio per bene, domandare come ho fatto nei giorni scorsi l'abbonamento annuale dell'autobus con la convenzione universitaria o mettere i vostri voti di esame. E un'altra che serve semplicemente per avere l'accesso. Vediamo se mi danno retta, perché in fiero pure noi no, se anche adesso vedrò con questa certificazione io avrei molta titubanza ad andare nell'università X e mettere le mie credenziali di accesso, se invece so che tutto quello che riesco è concedere l'accesso a qualcuno in maniera anomala e poi quando sono a casa quando lo faccio è diverso, no? Della wifi come certificato è un certificato sempre auto firmato pure no? Hanno wifi forma perché a me adesso stavo, mi ricordavo che proprio non lo so, io mi sono cercato da essere non mi ha dato a me, io ho fatto
che non esistono solo i fatti propri e i fatti degli altri, non esiste la via di mezzo che sono i fatti sociali. Cioè, se vedete uno che non si comporta correttamente o qualcosa che non va nell'ambiente dove siete, se vi fate i fatti propri state dominando il mondo. Quindi notificate queste cose, notifichiamole. Adesso la diavolista sta mettendo su wiki, mettetele lì, create voi, avete tanti strumenti per parlare, non usate il suo per parlare di questo, di quello tollerato, ma anche per a cose che non riguardano la vita universitaria, ma anche per migliorare l'ambiente. Quindi mi avete dato una o due segnalazioni, controllatele, controllate, verificate, anche parlando tra voi. Tizio di Caio, guarda, ho visto questa cosa che non va, l'altro dice, guarda, se è sbagliato perché invece ha fatto così. Guarda, oh, guarda anche a me, che quando avete tre amici che fanno una prova, se avete, andate e notificate. Ok? Per chiudere il discorso negli anni passati, una volta su tre, quelli in cui io prometto siti universitari, volete che viene fuori la schermata di certificato o è scaduto, non è verificato, quindi mi date le schermate di segnalazione sul certificato che uno non ha un certo punto accetta perché poi bisogna di lavorare. Noi l'abbiamo solo su account CSBreaky perché lì non mettete il password vostro, dopo le cambiate. È solo, forse l'abbiamo messo adesso anche lì, però quelli noi stessi, la nostra posta di Square Mess, guardate il certificato è un bel sign. E paghiamo per avere certificati garantiti. Oppure anche qui si può fare, ci sono delle autorità di certificazione libera. Però uno c'era un posto, ma anche il banchetto dell'autorità di certificazione e bastava arrivare, per esempio l'anno prossimo, avere dei certificati, arrivare con un passaporto, con un documento valido e avevano dei certificati che riconoscevano loro. Sul microbay, quali sono le tematiche che si affronteranno? Cioè si parlerà solo dello sviluppo della piattaforma, di come sono arrivati, come sono arrivati a fare, oppure si parlerà di qualcosa anche di soluzioni per cellulari, in modo da poter lanciare la piattaforma? Ci saranno scambi di idee? Io spero tutte e due, spero tutte e tre. C'è da dire che alla luce delle ultime vicissitudini della Nokia è una riunione in coro minore, cioè la prima domanda è se ci arriveremo, poi ci dovrà essere. No, sembra che siano, io da quello che sono informato sembra che ci sia all'interno della Nokia molti dissidi, soprattutto tra amministratori e sviluppatori. Quindi gli sviluppatori si stanno organizzando per continuare a destituire tutti gli amministratori, giustamente. Sapete come è nato Unix? La storia l'abbiamo messa allora, non è che sia una storia legata all'inizio degli anni 70. Purtroppo esistono imprenditori illuminati, esistono imprenditori che pensano solo a far soldi. Non è un ragazzo far soldi, ma occorre farli pensando al futuro, pensando a se no è la questione di della gallina un occhio l'uovo domani, se no prende la gallina prende un pochi e l'uovo. No, pensa positivamente anche alla sua azienda, pensa di poter avere un giusto guadagno, poi anche l'evoluzione, non semplicemente il guadagno, perché se no si possono ottenere guadagni in mille modi, vendendo l'ambiente, i beni culturali, posso fare grandi in mille modi, solo per la gallina. Ok? Ancora domande? O va bene, ci vediamo domani, di solito l'8 di ore di 3 ore è riservato a lezioni vuoi di laboratorio, vuoi di presentazione. Domani possiamo prima di tutto concentrarci sugli ultimi gruppi e domande sul progetto. Se ce ne sono.
persona, se no continuiamo con la stessa cosa. Quindi voi conoscete JSON, J-S-O-N, dove è stato il mio studio di ieri. E voi conoscete XML? Vi piace XML? XML è la maniera per dire in 100 byte cosa potete dire in due. JSON è un linguaggio di scambio che serve per scrivere file di configurazione, anche mandare informazioni su rete, che ha lo stesso scopo del, ma è molto più compatto e semplice e ha le librerie per tutti i linguaggi. In Python è comodissimo, lo prendete e diventa automaticamente un dictionary del linguaggio. In C si prende in modo che anche i programmi che usano linguaggi diversi possano scambiare dati in maniera trasparente. La libreria è molto leggera, molto pulita e si impara. Fate tre esempi, io ci ho messo un pomeriggio, no, tre ore, poi che siete più giovani, più svegli di me, in 100 ore che lo faccio. Okay. Guardatelo perché è molto comodo nel momento in cui dovete fare programmi che neanche solo fare la configurazione. Thank you.